Addobbato secondo la descrizione del poeta Angelo Umberto Scarano. Lucar de sopra, sollevata arc, tutte ricoperte da mante de sete di diverse colore, un padrone che godeva le bove, che fiocche e campanile repennende. Questa è la descrizione di Angelo Umberto Scarano, proprio in occasione della festa di San Rocco, e con il carro addobbato con i tarali di San Rocco andava a ringraziare il santo che aveva guarito il proprio familiare. Non fatemi chiedere sempre gli applausi, ad ogni carro fate sentire la vostra presenza, anche perché è un incoraggiamento per il prossimo anno. Ancora la piazza, uno dei momenti più attesi della gioventù di un tempo era invece il ballo. Con il carro Massiere Saballe si vuole rispolverare
una antica usanza utilizzata per creare momenti di incontro e fare nuove conoscenze. La sera intere famiglie si recavano nelle case di parenti e amici e bastava una fisarmonica per creare la giusta atmosfera di svago e divertimento. Dopo le lunghe giornate passate nei campi a lavorare, le serate di ballo si concludevano quasi sempre con una quadriglia, danza dal carattere particolarmente vivace e allegro, ballata da numerose coppie e guidata da un comandante di quadriglia che, gridando a piena voce, indicava le varie figure da effettuare. Adesso, appena passerà il carro, avete una dimostrazione della quadriglia che si ballava nelle aie di Cepagatti. Questo è il gruppo che dimostrerà il ballo della quadriglia. Buscarpar eseguiva il lavoro a casa o in piccoli locali, a volte anche angusti. Il suo laboratorio era costituito da un piccolo tavolino, uno sgabello e pochi attrezzi, ma con la sua bravura era in grado di creare scarpe di qualsiasi genere. La Budete dispensava il giusto necessario. L'acquisto esagerato di oggi non esisteva. Si comprava solo quanto bastava per vivere. Generi di prima necessità come zucchero, spezie, pasta, pane e olio, e non potevano mancare le sardelle. La cantina era frequentata soprattutto dai maschi che, dopo una giornata di duro lavoro, si ritrovavano per bere alcuni bicchieri di buon vino e si poteva anche mangiare qualche portata di cibo locale. La cantina non aveva orario, apriva la mattina e chiudeva quando andava via l'ultimo cliente. I suoi contadini nella raccolta dell'uva. Quest'uva, una volta riportata nell'aia, viene pigiata. Anticamente lo si faceva con i piedi, oggi si fa con la macchina pigiatrice. Tocca poi passarla al torchio, anche detto uturcitore, una macchina che spreme raspi e acini e che al tempo stesso ne estrae ancora più succo e più zuccheri necessari per la fermentazione del vino. Il succo ottenuto si versa nella botte dentro le vascelle. Qui inizia la prima fase di fermentazione del vino. A fine novembre avviene il primo travaso da fare, con la luna calante e cielo sereno senza vento, secondo saggezza popolare. Se no, lo viene per malamente, e mo ci facciamo un bicchiere alla salute nostra. La Ronte della Viglia al caro estinto era appannaggio quasi esclusivo delle donne, che trascorrevano il tempo intrecciando corone d'alloro, creando fiori di carta e soprattutto scambiandosi informazioni sui fatti del paese, le cosiddette pettinarie. In queste occasioni la camera del dipartito veniva allestita con gli arredi e i tessuti più pregiati della famiglia. Non vuole dire, Ezio, muovo le mani, fa vedere che andessi morto, adesso vai che si dice, finalmente sarai di Ezio. Via Piave. Il carro di Via Piave rappresenta l'arte del ricamo e dell'uncinetto, un'arte molto antica, ancora oggi molto praticata e richiesta. Ricamare e lavorare l'uncinetto era per la famiglia di una volta un momento di ritrovo tra donne, e mentre si chiacchierava si imparava le bambine a ricavare e si preparava il corredo per la dote delle figlie. Questo carro è stato realizzato da Luigino Mosca con l'aiuto di Lorenzo Dele e Pietaccio Franca. E poi la mitica Topolino, sempre la piazza che ha rappresentato la sera Zabal e Luca Renglovacchio.
per cortesia, facciamo che tutto vada per il meglio e che non succedano incidenti. Ecco ancora l'espressione della quadriglia. Passere Sabal. Mano male che Sabal. E gli se ne pensiero. Se pensa le vite. Va bene, allora benediciamo i cavalli così la goccia è tosta. Vedo anche degli scoppati che mi fanno segno che non ce la fanno più. Quindi benediciamo i cavalli velocemente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sii benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra. Nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi taralli che ti presentiamo nel ricordo di San Rocco e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Allora, buona continuazione di giornata a tutti e buon pranzetto. Allora, adesso si possono iniziare a vendere i taralli. Io concludo il mio intervento ringraziando ancora tutti quelli che ci hanno onorato con la loro presenza, le varie contrade, le varie frazioni che hanno fatto i carri, questi giovani del comitato, e vi invito ancora il prossimo anno ancora più numerosi qui a Cepagatti. Grazie a tutti e arrivederci al 2014. Buon divertimento!